di Milano e siamo in compagnia di Michele, Valeria, Elisa di Mani Tese. Ok, raccontateci un po' il progetto, perché siete qui, che cosa portate avanti, come valori, come diciamo cose da dire in un evento così importante come quello del Climate Fest. Beh, diciamo in breve, Mani Tese è una ONG che si occupa di cooperazione internazionale e che ha a cuore, diciamo, in generale il valore della giustizia, giustizia sociale, climatica e ambientale. E è importante per noi essere qui al Climate Fest perché i cambiamenti climatici mettono a rischio, oltre al nostro ambiente naturale, anche l'equilibrio e l'equità della popolazione dei popoli umani, e quindi noi ci battiamo sempre per questa, come posso dire, per ridurre la disuguaglianza tra i vari gruppi e le popolazioni. E quindi, insomma, noi siamo qui anche per cercare di sensibilizzare le persone attraverso un'attività semplice, ma comunque secondo noi di impatto. Ecco, visto l'attività semplice, ho visto che prendevate sempre dei bambini per... Sì, sì, io penso che noi pensiamo che la sensibilizzazione parti proprio dai più giovani. È importante sensibilizzare, educare e rendere consapevoli dai più piccoli sui cambiamenti climatici e su come impedirli o su come renderci quantomeno consapevoli su di loro. E quindi ci siamo inventati il gioco, in realtà non inventato da noi, della campana, l'abbiamo un po' rivisitato e per mettere alla prova i più giovani e i più adulti che vogliono partecipare su domande e tematiche più che attuali, ma su cui poche volte ci si ritrova a riflettere. Ecco, rispetto a tutte le persone che avete intervistato, fatto domande, quanto gap ancora c'è tra quello che è il reale percepito dalla popolazione? Chi vuole... Ma sono tutti, diciamo, abbastanza consapevoli dei problemi, anche perché sono persone che comunque sono qua per un motivo, nel senso sono consapevoli di quello che sta succedendo nel mondo e sono impegnate. Magari poi uno non sa nel preciso la domanda, la percentuale, il numero giusto, però sono comunque tutte persone molto interessate e impegnate anche. Ecco, faccio proprio l'ultimo intento, qui perdiamo pezzi, il bello della diretta. Faccio giusto un'ultima domanda, no? Perché comunque si parla di cambiamenti climatici, però appunto c'è sempre un po' la percezione che le persone pensino, no? I cambiamenti climatici, sì, beh, poi, però questo poi sta arrivando. Ecco, per le nuove generazioni è ancora così o hanno una sensibilità maggiore rispetto a questo tema? Io sono convinto che abbiano una sensibilità maggiore, anche perché spesso e volentieri sono quelli che si fanno più sentire su questo tema, anche perché in un certo senso li riguarda direttamente, no? Ci riguarda direttamente, è il nostro futuro, più sia quello prossimo, perché come hai detto sta arrivando ora, ma io penso che molti siano attivi e consapevoli, anche in ambienti al di fuori di qui. Quando mi capita di confrontarmi vedo che loro sono sempre molto sensibili su questo, quindi io ho fiducia che le generazioni più, come posso dire, le nuove generazioni possano lottare a prendersi cura di questo tema. Perfetto, grazie mille a tutti. Grazie mille a voi. Grazie mille, noi ci rivediamo poi per un prossimo servizio. Grazie.